a Milano in un palazzetto gremito di fan. È incredibile quante persone sono arrivate qua oggi a vedere il Gran Prix di ginnastica, naturalmente in occasione dei festeggiamenti dei 150 anni di Federazione di Ginnastica. Grande gara, 7 contro 7, quindi gli italiani contro gli europei, e poi un galà prima di questa gara straordinario con tanto di farfalle che hanno veramente acceso il palazzetto dello sport. Quindi godiamoci questo backstage super esclusivo. Questo splendore, Milena Baldassari, che in un'altra vita è una top model di Victoria's Secret. Esagerata. Grazie. Allora, come l'hai vissuto questo Grand Prix? È stata una bellissima emozione entrare e sentire tutto questo calore dal pubblico, il palazzetto veramente pieno. E sono veramente felice perché ho fatto delle clavette veramente strabilianti. Magari... Quindi ti sei piaciuta, sei stata contenta di... Sì, moltissimo. Nonostante comunque non avevamo pedane di prova dietro, siamo quindi partite da un corridoio, si può dire, visto un po' di backstage. A freddo, diciamo. Esatto. Però sono contentissima di come sia andata, ecco, nonostante le condizioni, perché siamo abituate a entrare con dietro tante pedane. Okay. E provare fino all'ultimo, e invece siamo entrati così un po' a freddo, esatto. Sì, però veramente ho fatto delle clavette, magari averle fatte così, wow, al mondiali, che... e quindi sono molto contenta. Ti dovrei ricordare quello che hai provato prima di entrare, per esempio. Sì, ero emozionatissima perché comunque vedevo questo bellissimo palazzetto che stava in fermento perché dovevo entrare, quindi un po' di ansia, magari agitazione, però sono riuscita a controllarla, ho detto voglio fare del mio meglio, perché brava, essendo l'ultima volta che propongo questo esercizio vecchio, ho detto okay, lo faccio. Più che un saluto, esatto, come si deve questo. Esatto, quindi l'ho fatto proprio impeccabile. Quindi tu stai preparando nuovi esercizi per le Olimpiadi? Sì, wow. E non vedo l'ora di portarli perché a me sinceramente piacciono moltissimo. Okay. Quindi speriamo, ecco, con questo duro lavoro di arrivare alle gare prontissime e certo, iniziare l'anno molto bene. Scegli tu le musiche, partecipi alla scelta? In parte sì, però la maggior parte le sceglie la mia allenatrice Giulietta. E il body? Il body lo scelgo io, che poi viene approvato però. Ok, benissimo. Allora, dacci un tuo motto, una spinta che dai te stessa. Allora, la spinta che do a me stessa e che do a chi mi segue è sicuramente di non mollare mai, qualsiasi avversità ci sia, qualsiasi persona ti dica che non sei capace e tutto, di non mollare mai e credere in te stesso fino alla fine per arrivare ai propri sogni. E gli ostacoli servono solo a farti arrabbiare di più e a dare ancora più. E a migliorarsi ancora di più, quello sicuramente. Avete sentito, bimbe? Sono frasi importanti. No, non ha sentito bene. Lo rivedremo. Allora, ripeti il tuo motto per... Allora, vi dico di non mollare mai, qualsiasi cosa vi succeda, qualsiasi persona vi dice di magari lasciare, non mollate mai, inseguite sempre i vostri sogni perché dovete arrivare al vostro massimo, arrivare al vostro più grande sogno. Vedrete che se vi impegnate si realizzerà. Ok, grazie. Grazie Milena, in bocca al lupo per tutto. La prossima tappa dove ti vedremo? Dacci appuntamento. Beh, penso gara in Serie A, okay, quindi a febbraio. Perfetto. Dove sarà, lo sai già? No, lo so, sapremo. Ma non me lo ricordo, quindi. Ci vediamo a febbraio allora. Okay, perfetto, ciao a tutti, ciao. Ludovico, scusa, ma tu riesci a fare quello che fa Milena? Ci stavo pensando, ma no. Sto osservando. Da qui, diciamo, partiamo dalle basi. Tipo, ad esempio, questa spaccata che tu stai facendo. Un po' diverso, però non so cos'è che c'è di diverso. C'è la spaccata. C'è un futuro, c'è della stoffa, diciamo. Bisogna migliorare un po' gli attrezzi. E poi. Allora, tu quale preferisci dei quattro attrezzi suoi, però? Clavetta.
Cioè, non te li ricordavi? No, stavo pensando alla sua clavetta. L'ho vista prima, mica bella. Okay. Ma tu cosa fai qua? Cioè, stai... No, io sono seduto, mi riscaldo. Fai una passeggiata, shopping. Comunque qui, ragazzi, il backstage è più bello della gara quasi, eh? C'è tutta una vita... Siamo più belli, e quindi... Una vita parallela. Stiamo mettendo a posto alcune cose, un po' di segreti. Adesso andremo in Cina. Dal 2 al 15 dicembre andiamo 2 settimane a dare una mano ai cinesi, ma che sì, sono arrivati quarti. A tirare un po' sul morale. Andiamo a tirare su di morale, no. A sventolare la medaglia. No, era un anno che stavamo organizzando questa gita e l'allenatore della Cina, Cho, che è l'allenatore della Johnson, siamo amici. È c'eravamo, simpaticissimo. Sì, eravamo d'accordo di andare da loro a fare uno scambio. Ci sarà anche lui nel periodo in cui siamo là. E faremo un allenamento insieme, ci confronteremo. E questo avviene proprio nel momento in cui in un mondiale, per la prima volta nella storia, gli siamo arrivati davanti. Vabbè, quello è incidentale, ma la squadra cinese è veramente grandiosa. E quindi andiamo là per imparare, andiamo là per vedere. A rubacchiare però... qualche segretuccio. Sì, però qualcosina mi sa che anche loro ci guarderanno questa volta. Adesso sì, proprio. No, vabbè. Se si erano per caso distratti prima. Vabbè, ma si sa, sappiamo un po' tutto di tutti, ma viverlo insieme sarà una bellissima esperienza e quindi vi saluteremo dalla Cina. Per forza, tu sei naturalmente già un saluto al cinese, non lo puoi dire adesso. Certo, io posso dire a tutti ni hao, che vuol dire solo ciao, però quando ci si incontra, però so solo quello. Perfetto. Ciao. Ci vediamo alla prossima. Va bene. Grazie. Di ritorno dalla Cina. Grazie. La taglio. Com'è stato questo Grand Prix per voi? Allora, si prospettava super bello, una festa incredibile e diciamo che è stato così, perché davvero c'era tantissima gente, ci siamo stradivertite con noi la squadra ma anche con gli altri atleti, è stato davvero super super bello. Anna, no, io ho detto Anna perché è di Bologna come me, non perché... Allora, tu come l'hai vissuto questo Grand Prix? Questo è il mio quarto Grand Prix con questa squadra e è sempre emozionante entrare con queste ragazze con le quali condivido tutta la mia vita, tutto l'anno, quindi è sempre una grande emozione e devo dire grazie a tutte loro. Allora, complimenti per tutti i vostri risultati. Occhi della Tigre, quali sono i prossimi obiettivi e i prossimi goal a cui mirate? Allora, prossimi obiettivi ne abbiamo un paio, perché ci sono, è vero, le Olimpiadi a Tokyo. Vieni Agnese, la ritardataria, è come al solito, anche in allenamento. No, non è vero, è sempre molto precisa. Prima delle Olimpiadi ci saranno varie tappe di Coppa del Mondo, come Pesaro, come ogni anno, e poi anche gli europei a Kiev. E primo appuntamento però per noi sarà l'allenamento a porte aperte il 23 di dicembre. Segnatevelo prima di Natale, a venire a vedere le farfalle. Dove? Al Palabanco Desio.